Prego, prego, prego. Il portone restava aperto e resta aperto come sempre. Signora Forgia. Che cos'è? Ancora c'è qualche comunicazione importante. Che cos'è? Quel posto italiano? Non li buttare a te, raccogli questa roba qua. Aspetta, usa che la raccogli. Che si che cos'è? La fidomestica. La fi perché c'avevi il... Non te ne quindi senza per mano. E appunto, allora. Sì. Che cosa, da dove arrivi? Che cos'è? La voce mi la buona non c'è che. Fui domestico di tuo padre. Che sbacca da me, posto italiano, la voce da fare. Non è che è una carta, la cosa. No, non è nulla. Non imparerò mai qual è quella di sopra e quella di sotto. Non ce la fa. Apri un paio di case. Sì, apri tu. Non si butta, non si butta. Apri tu. Vai, Lero, fai vedere come si apre la porta. Buongiorno la casa. Buongiorno, si saluta la casa, vero? Sempre. Buongiorno. 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 Prima cosa mi vedere qua. Poi ragioniamo di là. Che sono le mollette, le sigarette qua. Ci cerchiamo dove no. Qua bisogna fare tutto, qua si mette un patio, una cosa coperta, perché quando esci poi sei protetto e non devi stare a fare. Sì, vabbè, tu no, io bisogna rifare la pendenza. Bisogna rifare la pendenza qua per far andare l'acqua. No, 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 qua non è affatto, qua bisogna riprendere tutto. Vedi, guarda. Ma le vale tu giù mezzo, capo? Qua bisogna rifare tutto, non è che... Va. A non finirla, vedi come si è gonfiato di nuovo. Va. Qua bisogna riprenderlo tutto da capo. Tutto da capo. E tutto da capo. Bello, hai visto? Ciao! Salve, buongiorno. Un prodotto di chi è vedi, vedi come è bagnato il muro, là bisogna fare sì. Una cosa, una certa cosa. Sì. Tu come lo vedi qua? Come vorresti? La tevenerba, la facendo già si demano gli. Ho capito, ma quella era abusiva, non poteva stare la cucina là. Come no? Era abusiva, e lo sai che era abusiva. Lei te l'hanno sistemata? Non ancora, adesso no. Cominceranno i lavori. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Non ti preoccupare, beata te che puoi mettertelo in testa quella cosa, io non posso. Vabbè, tu c'è il casco incorporato, ce l'ho. Vediamo, vediamo dentro. Ciao, buona giornata. Allora, là, per come stanno le cose, là dovrebbe venire la cucina, vedi, ci sono tutti gli attacchi, mo. Noi ti ricordi che avevamo chiesto il mobilio a Conforano che ci aveva dato l'autorizzazione, ora ovviamente quel mobilio non c'è più. Ah, la cosa là pure. Hai visto? Ti ricordi? La colonna montata. Ti ricordi che l'era tutta lagata? E invece abbiamo aggiustato. Quella non è solo stata ripristinata, ma è stata riparata. Un lavandino poi dove vai essere? Il lavandino è tutto da la zona. Allora, cucina in mezzo alla cucina con buoni, so capo. Poi qua eventualmente una parete attrezzata, qua gli metti un divanetto per vedere la televisione, dietro gli metti il tavolo con le sedie. Capito? Cioè, un ambiente accogliente, capito? Il bagno? Il bagno anche qua.
Ti ricordi che il bagno l'azienda ci aveva, ce l'aveva regalato? Solo che poi si è fermato tutto. Per non fare entrare i piccioni tutti. L'azienda ce l'aveva regalato. La doccia, un bidet, sì. Ce l'aveva regalato, solo che poi abbiamo interrotto perché l'imprenditore si è, come dice la Bergamo, si è bilacchiato. E quindi inizio non abbiamo, bilacchiato. Non abbiamo potuto finire il lavoro. E questa è la camera. Questa è la camera. Capito? Questa è quella che sarà. Quella che sarà la camera da letto, ovviamente. Poi le piastrelle sono buone, il materiale è quello di costruzione invece. Potrebbe anche non essere buono, sai, quello aperto, quello scaduto, quindi bisogna capire se si può usare, però io però ti ho portato qua non per dirti queste cose, no, è giusto che tu comunque abbia un cazzo. È quello di essere a casa tua. Ma io ti voglio dare una notizia importantissima. Sì. Okay. Allora, ti ricordi che io ti ho fatto quel ragionamento per dirti che probabilmente la casa tua poteva anche essere stata venduta. Ma no, vabbè, puoi parlare con la gente, come ti dissi. Ho capito. Ho capito. Allora, nel frattempo, tramite il tuo amministratore di sostegno, abbiamo saputo il giudice che cosa ha stabilito, ok? Quindi, sempre in attesa di sapere quale può essere il vostro futuro, sia tuo che di Angela, la casa sarà ristrutturata, ma non sarà venduta. Ho capito, buono. Quindi la casa non sarà venduta. Buono. Se tu, Angela o tutti e due, non potrete entrare ancora subito in casa perché state ancora facendo il vostro percorso, verrà affittata. Questa è la decisione che è stata presa nel caso in cui voi non possiate entrare subito. Quindi anziché venderla, quindi la casa resta di vostra proprietà, ma viene affittata. Quindi i soldi dell'affitto andranno a te e ad Angela. Fino a quando non si deciderà. Però direttamente con la giudice sto fatto. Questo è un altro discorso. Con l'amministratore di sostegno, se puoi parlare con la giudice, parlerai con la giudice. È meglio che parla con la giudice. Se puoi parlare bene. Però volevo darti per primo, che tu sapessi per primo la notizia, la casa, secondo le indicazioni del giudice, non sarà venduta. La casa al massimo, nel caso in cui voi non... nel caso in cui voi non possiate entrare, sarà data in affitto, ok? E può parlare direttamente con, le, con la giudice di nuovo. E la cassante non paga l'affitto. Ti devo, a lui, sì, a lui pagheranno l'affitto. Sì, diventerà un possidente, avrà la casa e gli pagheranno l'affitto. Così funziona. Poi, cioè, essendo... Tu diventerai milionario e io rimango sempre... Povero. Questo perché in questa maniera, qualora durante il percorso voi due possiate tornare a casa, o tu da solo, Angelo da solo, voi due, avete comunque casa vostra che potete utilizzare. Che mi serve? Ma che mi serve? Che è la buona? Che è la buona? La buona non la metto, non stai chiedendo. Tuo padre. Che hai ragione, tu devi ripetere. Che mi deve. Vabbè, sei contento del fatto che la casa non viene venduta? Non viene venduta, però devo parlare direttamente con la giudice per il fatto dell'affitto. Ma sei contento del fatto che non viene venduta la casa? Sì, che resta a voi? Quindi, ci abbiamo... Che c'è? Devo parlare con la giudice per il fatto dell'affitto. È per stabilire a quanto la devi dare. Boh, bisogna vedere anche la ristrutturazione. Ma la dobbiamo affittare a mobiliata o no? No, questa in affitto. Poi ne parlo direttamente con lei. Lo so che tu sei il mio collega, però parlerò direttamente sì, con la ma giudice. Secondo te è meglio affittarla con ammobiliata o non ammobiliata? Negativo. Cosa? Negativo, poi parlerò direttamente con lei. No, se la va, che darti da se va, gli scrive le va a fare la va, non la si fa, ma punge. Quindi siamo passati dall'ipotesi che era quella anche possibile della vendita non alla ristrutturazione. Le parole, non le devi dire di aspettare intere, come voglio dire, io faccio la detti, non come la il portavoce.
noi stiamo dicendo che ti abbiamo, non l'abbiamo manco voluto dire a tutti, l'abbiamo prima voluto dire a te e abbiamo pensato di farlo qua. Ma l'ho sentito col pupazzo, l'hai detto ormai! Ma tu l'hai saputo prima di loro, perché questo prima di domani non va in onda, quindi l'hai saputo prima tu. Le cose tecniche deve capire. Quindi per il direttore, ma si deve... No, non ne capisco, Freda! Detto Costantino, sei il migliore amico mio, grazie, capito? Ti devi applicare ancora come direttore. No, non ti preoccupare tu, che ne so di legge abbastanza. Va bene. Per ora, solo per ora, è quasi tutto. Come potete vedere, constatare, e come constatiamo noi tutti i giorni, non c'è mai qualcosa di stabilito, è in divenire continuamente, quindi non sappiamo come va a finire questa storia. Di fatto il giudice ha stabilito la ristrutturazione e la locazione nel caso in cui loro non possano entrare immediatamente finita la ristrutturazione e il citofono. Però dice che non c'era la corrente elettrica, va bene. E quindi per ora e solo per ora tieni ferma la telecamera, è quasi tutto. È quasi tutto. Cosa potresti dire tu in questo momento? Poi parlare direttamente con il giudice. Mi devo parlare direttamente con. Non che vengo a te e lo dico a te con il portavoce. No, diretti. Poi blacca come la causa. Diretti. Sto. Spero che ti liberino dopo la direttissima. Andiamo. Però sei stata. Ucciamo che domani.